Exen è una realtà unica, una realtà italiana che è un'eccellenza nel campo della cybersecurity. Sì, diciamo noi siamo una delle pochissime società al mondo che si occupa di firmware security, la sicurezza del firmware. Il firmware è sostanzialmente il software che fa sì che l'hardware che noi utilizziamo tutti i giorni funzioni, è quel layer che noi non vediamo ma che fa fare le operazioni che noi vogliamo ai nostri dispositivi. Nel giorno d'oggi il firmware non è mai stato protetto in quanto, non essendo qualcosa che si vede, le aziende non ci hanno mai investito molto sulla sicurezza, ed è stato visto solo come qualcosa che doveva far funzionare quello che le aziende vendono. Ma oggi nel mondo interconnesso, soprattutto nei prossimi anni, avere dei firmware protetti è sicuramente fondamentale per far sì che la sicurezza venga salvaguardata. Allora vediamo come funziona questa dashboard. Questa che cos'è? Questa è una dashboard di gestione di un firmware security protocol. Siamo un'unica dashboard di gestione direttamente che prende dei feed dal firmware al mondo. E siamo anche l'unica società che si occupa di firmware security su tutte e tre le tipologie di firmware security su base bare metal, firmware security su base Linux e firmware security su base RTOS. Ecco, qua che cosa vediamo? In questa dashboard stiamo vedendo un RTU, quindi una Remote Terminal Unit, che ha avuto uno degli attacchi di segmentation fault. Possiamo vedere che dalle 10:48 di mattina alle 11 c'è stata un'interruzione di servizio, che è la barra rossa. Se noi andiamo a cliccare sull'alert, l'alert ci dà quella che è la problematica. Quindi adesso vediamo che c'è stato uno stato di down e l'attacco è stato un segmentation fault, che è praticamente un attacco che avviene sullo stack di connessione della rete. Ma possiamo vedere che grazie a Exane, che opera non a livello rete ma direttamente a livello firmware, l'attacco è stato identificato e fermato, e il protocollo IEC 104, che è il protocollo con cui la RTU comunica, è di nuovo up, quindi funzionante. E questo è fondamentale nelle infrastrutture critiche, in quanto noi siamo l'unica azienda al mondo che ha un framework per isolare solo le componentistiche all'interno di un dispositivo, solo le componentistiche che sono sospette, però mantenendo la funzionalità del dispositivo stesso e quindi non facendo spegnere o mandando in alert il dispositivo. È importante sottolineare che questa è una tecnologia totalmente italiana, competiamo a livello internazionale con solo altre 5 società e noi siamo l'unica società in Europa che si occupa di questa tipologia di cyber security, che è una cyber security molto molto alta, perché ci occupiamo di firmware security, che non è esattamente diciamo una cosa very common, perché è stata una tematica non proprio affrontata data la complessità. Quindi siamo orgogliosi anche di portare il Made in Italy a competere con grandi società internazionali.